Solo per ringraziare tutti, poi naturalmente credo che i giornalisti abbiano voglia di chiedere ancora, per ringraziare l'iniziativa, fondamentalmente i partner, quindi l'Istituto Davide Chiossone e l'Istituto dei Ciechi di Milano, il gruppo ERC che abbiamo ascoltato con le belle parole del Presidente Edoardo, e quindi sponsor che sono qui, e quindi Ansando, Graf, le buone collaborazioni con Aquario e con tutto ciò che già costituisce una rete di offerte che la città spera anche in questa occasione di poter portare al sistema per rendere ancora più importante un evento che è già stato a Milano, che però speriamo a Genova si colori anche di una caratteristica tutta sua e particolare, che intanto gli proviene da un inizio, da un avvio che va a coincidere per un po' di giorni con il Festival della Scienza, e che quindi forse inserisce già subito questa iniziativa in un contesto di circuitazione di idee, di sensazioni che provengono dal tema della divulgazione scientifica, che non è l'unica chiave in cui credo si debba poter leggere questa iniziativa, ma è una delle tante possibili. La vicinanza all'acquario e il ruolo che la presenza delle scuole, anche diciamo la funzione didattica che può avere nella crescita e nella formazione delle persone, sono un altro aspetto molto significativo. Vi aggiungo una terza sollecitazione che in questi giorni ripetiamo un po' con gli incontri bilaterali fra sindaci, e sulla quale insisto, perché la settimana scorsa, se non sbaglio forse 10 giorni fa, in questa stessa sede abbiamo organizzato un incontro con il Comune di Milano nel nome di Rosanna Benzi, e la volontà che ha questa amministrazione milanese in questi mesi di collegarsi con Genova per mettere insieme tutte le iniziative che hanno a che fare con l'integrazione, e sono tante nell'una e nell'altra città, certamente rispetto ai non vedenti forse le più qualificati, ma anche in altri settori, credo che potrebbero introdurre un altro elemento importante, le città che sanno di dovere oggi dare risposte più articolate che fino ad oggi non sono riuscite a dare, e mettendosi insieme forse ci riusciranno meglio, speriamo, quindi anche questo è di buon auspicio. Ma tuttavia io devo dire che le sollecitazioni, che io non ci sono stata alla mostra, ma quello che mi affascina di questo evento che spero, insomma, Genova vivrà come un evento importante, come un'occasione di crescita, e che mi sembra coincidere così tanto con questo momento storico e anche simbolico che stiamo vivendo. Un po' è stato accennato, ma noi abbiamo bisogno di andare oltre una società dell'immagine, no? Forse siamo arrivati a un punto in cui ci rendiamo alla fine anche conto che rischia di impoverirci oltre che di condizionarci, essere così tanto legati a ciò che l'immagine ci dà. Allora l'idea di avere un'occasione per comprendere che i sensi sono tanti e che si può, sviluppando di più altri sensi, non solo forse restituire una dimensione di migliore comprensione di cosa possa essere la vita per un non vedente, ma addirittura arricchirsi attraverso l'uso più, diciamo, meno banale, delle nostre potenzialità. Mi sembra andare in una direzione molto importante di riflessione per le comunicazioni, per i media, per la scuola, per la formazione, per la cultura scientifica. Insomma, c'è un terreno visionario e forte che è tutto da esplorare. Ed è addirittura simbolo del momento storico, insomma, in cui viviamo, questo entrare in un luogo buio e perdere qualsiasi riferimento, e forse renderci conto che la guida per l'uscita dal buio può essere affidata a capacità, modalità di rapporto, di relazione con gli altri, forse capovolgimento delle nostre tradizionali scalette di soluzioni, come
come non avevamo mai immaginato. Anche questo credo che sarà molto formativo. Piacerebbe quindi che Genova intrecciasse intorno a queste, ad altre sollecitazioni, non solo la presenza dell'evento, ma anche l'arricchimento che insieme possiamo costruire nei mesi che vedranno Dialogo nel Buio presente nella città, con anche l'utilizzo di contenitori vicini o occasioni, insomma, è stato detto prima, non pensare a una città dal punto di vista dei non vedenti non è mai stato fatto, è una cosa difficile. A pochi metri da dove verrà sistemato la struttura continuerà a funzionare ancora fino alla fine dell'anno la mostra che parla del nuovo piano urbanistico della città, e in fondo creare dei collegamenti per capire cosa vuol dire tener conto dell'una e dell'altra cosa, del cambiamento della pianificazione urbana e del mettere a fuoco appunto l'esigenza che anche questi temi rientrino fortemente, non solo banalmente, è una banalità però comunque difficile da concretizzare eliminando le barriere architettoniche, no? Che lì abbiamo capito che come si fa, come si deve fare, non riusciamo a farle perché non ci sono i soldi, ma insomma almeno concettualmente l'abbiamo capito, ma forse c'è altro che va fatto. Ecco, e su questo altro sarà bello ragionare. Quindi grazie per questa straordinaria occasione e rivediamoci presto al buio.